Codemotion. Buongiorno, il secondo giorno di Codemotion Roma, siamo qui con Andrea Francia, sviluppatore indipendente. Andrea, oggi ci parli di? Oggi vi parlo dei miei errori. Oggi vi porto la mia esperienza, vi racconterò quello che ho sbagliato sviluppando un progetto open source per Linux e anche quali sono le soluzioni però. In quale linguaggio, Andrea? Python. Senti, com'è la comunità di Python? Una comunità in crescita, un linguaggio... dopo che Guido Van Rossum è stato assunto in Google c'è stata abbastanza crescita, no? Com'è la tua esperienza? Ah, guarda, mi becchi su una cosa, su un argomento che non conosco. Cioè, sebbene mi piace tanto il linguaggio e frequenti la comunità attraverso mailing list e news group, non sono così aggiornato su quello che succede all'interno della comunità, perché Python è uno dei tanti strumenti che utilizzo, quindi non sono così... E qual è il tuo strumento preferito? In questo momento è Python? Adesso è Python. E prima Java, no? Giusto? Prima usavo tanto Java, sì. Quindi ha sostituito un po' Python? Sì, assolutamente. Ho imparato a programmare in modo diverso e Python adesso si avvicina di più a come voglio lavorare. Quindi in questo talk ci racconterai tutti gli errori in questo processo, diciamo, di transizione verso Python, quello che hai imparato, soprattutto quello che hai sbagliato. Sì. Una delle prime cose che ho sbagliato e che vorrei anche dire anche su come quando ho cominciato a lavorare su Python cercavo di usarlo come se fosse Java. E questo è un classico. Sì, e non funzionava. Poi dopo ci sono stati anche altri errori su cose più tecniche, sull'uso dei test o, Senti, ma la ricchezza delle librerie di Python è paragonabile a quella di Java? Ci sono molte cose, si trova tutto? Librerie ce ne sono tante anche in Java, il problema è che magari ce ne sono anche troppe, cioè nel senso che ci sono... Io ho visto, mi sembra, però è un po' difficile parlarne perché si rischia sempre di generalizzare, che dentro Java c'è un po' la tendenza a utilizzare molte librerie già fatte che forse sono troppo complicate. Sì. Questo penso che sia un classico perché Python è più un linguaggio di scripting, quindi è sicuramente più semplice. Forse questo è implicito nella struttura del linguaggio. Anche nella filosofia, effettivamente hanno due filosofie diverse. Che non è tanto quella del linguaggio, ma di chi propone il linguaggio. Senti, questo è il tuo primo Codemotion da speaker, giusto? Sì. Ti senti pronto? No. Ok, perfetto. Allora, ringraziamo Andrea e speriamo di averlo con noi anche il prossimo anno. Grazie. Codemotion.